Ciao a tutti, benvenuti ancora. Oggi parliamo di una operazione che si fa nella vigna molto importante. Parliamo della scacchiatura. Infatti, in questo periodo, come vedete, la vigna sta germogliando e dobbiamo continuare il lavoro di potatura secca, che è la potatura invernale. Nel nostro caso di potatura a guyot, dove lasciamo sempre due speroni, uno di riserva e uno di continuità, dobbiamo controllare le gemme che germogliano. Infatti, nella potatura invernale lasciamo un'impostazione che è quella di avere un tracio che è il capofrutto, sempre rinnovato come a guyot, uno sperone che ci proporrà il capofrutto dell'anno successivo e lo sperone dell'anno successivo ancora, uno sperone di riserva. E poi siamo impegnati a non far crescere la pianta in altezza, in modo tale che non vada a sbattere sul filo di banchina per preservare l'altezza della parete fogliare e una certa quantità produttiva sempre ridotta per un discorso qualitativo. Ora, la pianta ha tante gemme, spesso anche nascoste, e quando inizia a germogliare, si aprono tutte le gemme. Noi dobbiamo selezionare quelle corrette per noi. Allora, questa funzione ha la funzione di cominciare a controllare il carico produttivo. Quindi sulla parte di tralcio che sarà la parte produttiva per quest'anno, questo tralcio avrà l'uva per l'annata 2020, dobbiamo eliminare tutti i germogli che sono, ci vediamo già di troppo. Per esempio, qui abbiamo fatto una potatura lunga e va a sbattere con la pianta successiva, dobbiamo togliere questo che era di troppo. Non abbiamo doppi, alcune volte, spesse volte nascono dei germogli doppi, avrà eliminato il doppio. Va eliminato tutto ciò che è sulla curva e questo abbiamo sistemato la produzione 2020. La pianta, vedete, ci sono delle gemme che escono sui lati, di posizioni che non, a noi non interessano e dobbiamo andare a eliminare le gemme qui perché comporterebbe una crescita in una direzione sbagliata verso l'esterno, invece noi abbiamo necessità che la pianta sia sempre in asse, stretta e bassa. Dobbiamo eliminare tutte queste e poi abbiamo i due speroni. Allora, sullo sperone sostanzialmente abbiamo una gemma di continuità che è sotto, praticamente la linfa scorre in questo modo. Sotto abbiamo quello che sarà lo sperone dell'anno successivo. Questo vedete è uno sperone, si chiama un piccolo tralcio, è lasciato sempre in posizione circa un palmo dal filo di banchina in asse, dove c'è una gemma sotto che continua negli anni successivi e una gemma sopra che germoglia. Questo può essere un capofrutto per l'anno successivo, quello del 2021. Dal lato opposto, stesso discorso, abbiamo una gemma sotto, di continuità si chiama, che sarà lo spero dell'anno successivo, e il germoglio che porterà l'uva dell'annata 2021. Quindi sostanzialmente con questa operazione, scacchiando, abbiamo tolto produzione di troppo, permesso quindi un carico corretto di uva, che le radici potranno nutrire nel modo migliore, permesso una migliore radiazione solare anche sugli speroni e impostiamo già quello che sarà l'uva 2021 e 2022. Questa tecnica permette alla pianta di crescere poco tutti gli anni e è stato verificato che permette una maggior longevità, quindi un migliore adattamento della pianta degli anni nella nostra vigna e quindi una miglior qualità per via di un maggiore equilibrio.